Allora, iniziamo dalla tua storia familiare. I tuoi genitori, nonostante i loro studi avanzati, sono emigrati dal Marocco e hanno ricostruito la loro vita in provincia di Varese in cerca di maggiori opportunità. Spesso i figli di immigrati sono acutamente consapevoli degli sforzi e delle difficoltà che i propri genitori hanno affrontato per dare ai propri figli una vita migliore. È stato così anche per te? Te ne rendevi conto già da bambina? Come pensi ti abbia impattato questo fatto? Sì, intanto non mi so ancora dare una risposta perché i miei genitori avevano deciso di andare a Varese con tutte le città che ci sono in Italia, ancora non so bene perché, però comunque sì, sicuramente è una cosa che impatta molto le famiglie, i figli di seconda generazione perché sanno i grandi sacrifici che fanno i loro genitori per qualsiasi cosa, dal regalo importante al farli studiare, a fare tutti i grandi sforzi che molto spesso vengono dati per scontato, soprattutto per tutti i bambini che crescono magari con i nonni, le zie, i cugini o chissà chi, mia mamma all'inizio non aveva nessuno, cioè non c'era neanche l'asilo nido nel mio comune, per cui il primo grande sforzo che ho visto è sicuramente lei che è appena rimasta incinta di me e ha mollato tutto e si è dovuta dedicare alla vita familiare, per cui tante piccole cose si vedono e lo sanno benissimo i figli di seconda generazione. Diciamo che i miei genitori avevano comunque un vantaggio forse in più rispetto a tanti altri che sono venuti magari partiti da zero e senza magari competenze, eccetera. Quindi forse per loro è stato più semplice, però di certo non con meno sacrifici. E quindi i figli, diciamo, crescono con questa volontà di in qualche modo ripagare dei loro sforzi, avere la famiglia, appoggio della famiglia dalla loro parte, quindi sono sempre molto spesso attaccati alle loro famiglie d'origine, molto spesso perché c'è solo quello, no? Cioè ci sono soltanto i tuoi genitori, tuttora il grosso della mia famiglia è in Marocco, per cui l'unica famiglia che hai sono tua mamma e tuo papà, i tuoi fratellini o se ne hai, quindi questo è. E il paesino, diciamo, in cui sei cresciuta aveva poco più di 4.000 abitanti, quindi possiamo immaginare non proprio la più grande diversity come città. Tu No. ti sei mai sentita, diciamo, diversa crescendo e hai mai sofferto di questa cosa? Allora, diciamo che paradossalmente il crescere in un piccolo comune di provincia, come appunto era il comune di Oggiuna con Santo Stefano in provincia di Varese, è stato paradossalmente più facile perché in quei piccoli comuni ci si conosce tutti, letteralmente proprio, non c'è persona che arrivi nuova che non possa essere vista, riconosciuta e poi dopo tartassata, eccetera. Per cui in realtà è stato molto semplice perché l'inclusione fatta così su piccolissimi numeri è molto facile. All'inizio magari c'è un po' di curiosità, perché questo, perché ti chiami così, perché mangi questa cosa che si chiama couscous, perché così cos'ha, però alla fine queste piccole differenze si amalgamano molto bene perché c'è un sentimento di comunità molto forte, per cui non so, frequentavo l'oratorio, andavo a tutte le sagre del paese con il mio genito, cioè non, era tutta una cosa molto, c'era la comunità molto forte, quindi è veramente stato molto più semplice. È chiaro che in una grande città non c'è tutta questa grande fortuna, diciamo così, quindi letteralmente uno si deve integrare da solo, a volte non ci riesce, a volte non vuole neanche perché non c'è un'apertura. Molto spesso io dico l'integrazione è un abbraccio, cioè bisogna essere predisposti da una parte e dall'altra ad aprirsi, a volersi conoscere. Questa cosa nel comune di Oggiuna con Santo Stefano è stato molto facile. Io e un'altra famiglia eravamo le uniche due famiglie nel comune di origine nordafricana, diciamo così, e bisognava letteralmente spiegare qualsiasi cosa, proprio tutto, tutto, tutto. Cioè, tanti non sapevano neanche dove fosse il Marocco, cioè dovevi mostrare nella carta geografica dove fosse, cioè era un mondo diverso. Oggi invece se dico sono nel Marocco dicono bella, bella, sono stata a Marrakech 3 volte, bellissima. Un tempo non era così, non c'erano le low cost, non c'erano i social, non c'era niente, non c'erano appunto i numeri che ci sono oggi. Ma molto bello questa cosa che in realtà in un paesino piccolo alla fine le persone sono poi, magari sono più, diciamo come si dice in inglese, welcoming, ti prendono molto Sì, più che uno, sono sono più più accoglienti, uno pensa accoglienti, magari alla sì. grande città puoi trovare più diversità, ma poi alla fine quello che si può tendere a vedere è che poi alla fine tutte le popolazioni si ritrovano, non so, ci sono i cinesi, poi vivono tutti insieme, cioè si tendono più a segregarsi forse in Sì. grandi città, invece
come nelle più piccole, magari insomma, ti integri con il resto del paese. E ci avevi raccon cioè, raccon Assolutamente, sì. ci hai raccontato che sei cresciuta ascoltando Al Jazeera, che per chi non conosce è il principale telegiornale nel Medio Oriente, e insomma, che tuo padre teneva sempre acceso in casa ed eri già molto attiva nel mondo della politica sin da quando eri ragazza. Hai fatto associazionismo già a 15 anni, ti interessavi all'attivismo Sì. politico, ti sei iscritta al PD a 20 anni. Cosa ti ha portato ad interessarti di politica già da così giovane, quando, cioè, immagino che ragazzi della tua età, a quell'età lì, non è che magari era il main, insomma, Certo. interesse. Sì, perché diciamo che vivere e crescere in una realtà diversa, cioè io faccio parte di due mondi completamente diversi, quindi ti porta a fare veramente tante domande, cioè perché io sono così e gli altri sono cos'ha, perché non sono completamente uguale, ho tradizioni diverse, oppure quando andavo in vacanza e tornavo in Marocco vedevo delle cose completamente diverse dall'Italia e mi facevo le domande, perché qui le donne sono libere e di là c'è molta difficoltà per le donne fare quello che vogliono, eccetera. Quindi tante domande ti portano ad essere curiosa fin da piccola. Poi appunto i temi che erano, diciamo, molto caldi a livello politico quando ero piccola io, tutte varie guerre in Medio Oriente, tutti gli attentati, poi vabbè non parliamo dell'11 settembre che ha cambiato il mondo, tutti questi piccoli microtraumi, diciamo, globali, magari non erano sentiti dai miei coetanei, che vabbè non cambiava la loro vita. La mia sì, perché era qualcosa che toccava anche la mia identità, no? Quindi cioè, tu dici io sono araba e sono uguale, simile a quelle persone che hanno fatto quelle cose lì, quindi tu sei lì che dici: ma perché fanno così? Cosa è successo? Cosa è successo? Quindi ti parte una curiosità. Ovviamente avere Al Jazeera, un canale all news tutto il giorno acceso, ti aiuta, diciamo, ad avere una diversa visione di mondo. La cosa che a me più diciamo, sconvolse era la realtà raccontata in due maniere diverse, dai media occidentali e media medio orientali, diciamo così. Ovviamente Al Jazeera era molto più spinta sulle ragioni del Medio Oriente e i media occidentali erano assolutamente opposte. E quindi lì ti chiedi com'è possibile che ci siano due racconti diversi dello stesso fatto e soprattutto Al Jazeera poteva contare. Intanto Al Jazeera viene da una tradizione giornalistica occidentale, è stata fondata da giornalisti che arrivavano dalla BBC, quindi avevano un modo di raccontare notizie completamente diverso soprattutto anche dai media italiani, cioè i nostri media erano studio aperto, non c'erano canali all news come possono esserci oggi, non c'era Sky, TG24 o canali che ti potessero dare accesso H24 a notizie fresche internazionali, mentre Al Jazeera copriva letteralmente tutto il mondo, cioè ti dava anche, non so, informazioni dallo Sri Lanka che non sapevi manco dove era, quindi era una cosa che mi apriva il mondo tantissimo e tutti questi grandi spunti, domande interessanti mi facevano portare a chiedermi il perché anche di tante altre cose, quindi sono sempre stata molto attiva anche appunto con l'associazionismo. Se tu pensi per esempio, non so, un giovane di origine straniera sa cosa possa essere la difficoltà magari a scuola, magari non avere l'appoggio dei genitori a fare i compiti e quant'altro, e quindi fin da, non so, i primi anni del liceo ho iniziato ad aiutare, a fare volontaria in un'associazione per aiutare i ragazzi che appunto non venivano da famiglie che potevano contare sulla mamma e il papà nei compiti o anche solo la presenza, perché magari questi genitori dovevano lavorare tutto il giorno, non avevano la possibilità di crescere i loro figli, neanche per mettersi ovviamente qualcuno per pagare una babysitter, qualcuno per ripetizioni. Quindi era lì il modo per creare una comunità per loro, cioè per non farli sentire disorientati, perché il grosso dei I grandi problemi, diciamo, che ci sono di integrazione in Italia, ma anche in Europa, è proprio il sentirsi non far parte né nel paese in cui nasci e cresci, né nel tuo paese d'origine. Quindi sei un po' spaesato, non capisci che parte è il tuo mondo, non sei né parte di uno né parte dell'altro e ti porti quasi a isolarti, fino a trovare casi estremi che abbiamo visto, no? Tutti i vari foreign fighters, eccetera, perché è facile vendere un'identità a una persona abbastanza, diciamo, vuota dentro, perché ed è uno anche dei grandi temi politici che sta portando avanti Macron da tanti anni, cioè quello di far sentire veramente francesi le persone che nascono in Francia, non soltanto perché hanno il passaporto francese, ma in senso dei valori che portano un francese a essere un francese. Quindi questo
diciamo, il grande lavoro che va fatto, non è tanto la cittadinanza che fa di te italiano o no, è proprio il sentire l'italianità, che non vuol dire rinnegare le tue tradizioni, ovviamente, ma quello di dire: ok, io faccio parte di questa comunità e la servo e lei serve me, quindi è un mutuo aiuto, diciamo così.